Un operaio bengalese morto all'ospedale di Mestre dopo essere caduto nello stabilimento della Fincantieri di Marghera. CGIL dichiara 2 ore di sciopero all'inizio di ogni turno. A Bibione prima un bagnino, poi la guardia costiera hanno salvato una bambina di 5 anni che a bordo di un gommone era stata spinta dalla corrente a circa 1 miglio dalla costa. Curiosa lite con accetta tra sinti ieri sera al villaggio San Marco a Mestre. Dopo la chiamata al 112 arrivano i carabinieri in tenuta antisommossa, ma dell'arma nessuna traccia. A Venezia si accende la protesta dei residenti a Castello per l'allestimento del villaggio degli agricoltori di fronte al bacino di San Marco e c'è chi sta valutando anche la possibilità di adire le vie legali. Traffica di controlli e maxi sequestro dei carabinieri che hanno passato al setaccio 5 attività di barbiere di proprietà di un bengalese tra Mestre e Marghera. Pulso dalla Lega, il consigliere regionale di Sforzè, Gabriele Micheletto, eletto dalla lista ZAI, aveva appoggiato la candidatura di Nais Marcon a Sforzè contro Mestriner, candidato sostenuto dal suo partito. Gallo un po' troppo canterino, dichiarato molesto e per questo sfrattato dall'AIA di Chirignago dal TAR del Veneto dopo un esposto dei vicini di fattoria, sentenza che in città sta facendo discutere. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia, dei telegiornali di Antenna 3. Come sempre, prima di iniziare con il telegiornale, vi propongo il sondaggio, il cui esito sarà svelato durante la puntata di questa sera a Ring, a partire dalle 21, condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Si parla di elezioni regionali dopo i risultati delle ultime tornate elettorali. Vi chiediamo per questo, prossimo presidente del Veneto, di che partito deve essere? Della Lega, allo 0422 16 26 69 1, altrimenti di Fratelli d'Italia, 0422 16 26 69 0. Appuntamento dunque questa sera a partire dalle 21 su questa rete a Ring. Iniziamo con la cronaca, il telegiornale di Venezia. Un operaio bengalese, Islam Mia, dipendente dell'azienda Said Spa, è morto all'ospedale di Mestre dove era stato portato dopo essere caduto nello stabilimento Fincantieri di Marghera. L'episodio sarebbe avvenuto ieri sera intorno alle 20. Non è chiaro se all'origine vi sia stato un malore dell'uomo. Nei prossimi giorni, precisa la CGIL, si farà chiarezza sull'accaduto, riservandoci iniziative più importanti. Nel frattempo dichiariamo 2 ore di sciopero all'inizio di ogni turno in segno di solidarietà e vicinanza ai familiari e in ricordo del lavoratore deceduto, con un presidio davanti alla portineria. Andiamo a Venezia adesso, dove si accende la protesta dei residenti a Castello per l'allestimento del villaggio degli agricoltori di fronte al bacino di San Marco e c'è chi sta valutando anche la possibilità di adire le vie legali. Quasi a ridosso dell'ingresso della sede principale della Biennale d'Arte Contemporanea di Venezia, un'esposizione che nell'ultima edizione ha sfiorato i 600.000 visitatori, da giorni centinaia di uomini stanno allestendo lungo Riva Sette Martiri e i Giardini Napoleonici decine di stand che nel fine settimana ospiteranno altre decine di migliaia di persone, esattamente negli stessi giorni in cui a qualche centinaio di metri si tiene la festa de San Piero de Casteo, una delle più partecipate a Venezia. Che ci sarà una valanga di gente che arriva di qua, che arriva di là, e quindi dopo qui non ci si muove più. In città la polemica è accesissima, soprattutto da parte di chi vive in quest'area di Castello, dove c'è anche chi sta pensando di adire le vie legali. Nessuno è contro il villaggio della Coldiretti, ma il luogo non è reputato idoneo ad ospitare un evento del genere. Magari se venivamo avvisati che ci sarebbe stato un grosso evento, siamo trovati ingabbiati dall'oggi al domani, senza sapere né perché e né per come. E alla mattina ci siamo alzati e abbiamo visto una serie di bagni chimici e mio marito ha chiamato i vigili, non sappiamo cosa fare. Fortunatamente mezz'ora fa hanno tolto sti bagni, ma avevamo una puzza tremenda. Devono ancora arrivare tutti gli animali, non so dove li metteranno gli animali, non so dove faranno i suoi bisogni, le loro abitudini. Noi qua non abbiamo niente, è tutto un altro mondo. Tanto delicata Venezia, tanto è vero che lo dicono tutti, no? Noi che siamo veneziani. Sì. E non doveva fare quello che hanno fatto qui. Chi non si dà per vinta tra i residenti è Maria Giorgina Ungarato, che all'alba dei 101 anni non rinuncia alla sua passeggiata ai giardini, nonostante in questi giorni per lei sia diventata un percorso a ostacoli. Com'è che si arriva così bene a 101 anni? Mangiando bene,
e pagando poco. Non tutti sono coraggiosi come Maria Giorgina. Secondo un recente studio dell'Università di Ca' Foscari, il 7% dei residenti superstiti fugge da Venezia durante i cosiddetti grandi eventi, quando la città è presa d'assalto e persino salire su un vaporetto può diventare un'impresa. Chi ha dato queste autorizzazioni? Ha un nome, ha un cognome, ci sono delle firme. Non ha tenuto conto delle criticità della città e del luogo in cui viviamo. Dopo le proteste per l'allestimento del villaggio degli agricoltori, i vertici locali della Coldiretti hanno incontrato i residenti di Castello. La manifestazione ha girato tutta Italia, hanno detto, e c'è il massimo rispetto per Venezia. C'è un grande disagio che si è creato e su questo ce ne scusiamo, ma oggettivamente noi abbiamo chiesto i permessi al Comune e il Comune ci ha rilasciato le permessi e chiaramente non c'è stata un'interlocuzione, questo mi dispiace molto, con i residenti, pensando che loro fossero anche informati. Come il presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan, anche il direttore di Coldiretti Venezia, Giovanni Pasquali, non si è sottratto a un confronto con i residenti di Castello. L'allestimento del villaggio con cui l'associazione porta il mondo dell'agricoltura nel cuore delle città italiane, a Venezia non ha certo ricevuto un'accoglienza entusiasta. Nessuno ha qualcosa contro l'iniziativa, ma per i residenti è troppo grande per una città così fragile e porterà altre decine di migliaia di persone in una zona già piena di turisti. E quando si organizzano questo tipo di manifestazioni così importanti, un pochino di disagio purtroppo è inevitabile. Comprendo sicuramente quello che sta succedendo, ci scusiamo in primis per il disagio e ci impegniamo a ripristinare in primis tutto quello che in qualche modo può essere oggetto di danneggiamento o di altro fastidio, però al tempo stesso è una situazione, un evento che mettiamo a disposizione della città e di tutti i cittadini. Nel confronto nato quasi per caso tra le parti risalta il contrasto tra lo stupore degli organizzatori davanti ai malumori dei veneziani e l'esasperazione degli ultimi residenti rimasti in una città percorsa da milioni di visitatori. Due mondi che si sono finalmente incontrati alla vigilia dell'iniziativa. Cerchiamo di mettercela tutta anche per cercare di lenire, però è chiaro che il villaggio, avete visto le dimensioni, e qualche disagio chiaramente lo sta creando. Noi cerchiamo di muoverci con il maggior tatto possibile, dopodiché sappiamo che per primi che Venezia è una città che merita assolutamente un rispetto importante per la sua delicatezza e che quindi insomma questo sarà per noi un monito ulteriore per essere ancora più attenti e solleciti. Certo. A Bibione prima un bagnino, poi la guardia costiera hanno salvato una bambina di 5 anni che a bordo di un gommone era stata spinta dalla corrente a circa un miglio dalla costa. Originaria della provincia di Bolzano, la piccola stava facendo il bagno assieme alla madre e al fratellino quando improvvisamente il gommone ha iniziato a prendere il largo. Immediato l'intervento del bagnino che ha raggiunto la bambina a nuoto fino all'arrivo della motovedetta della guardia costiera che ha riportato entrambi a riva. Mi vuole uccidere con una sciabola, così la voce di un uomo di etnia Sinti urlava ieri sera intorno alle 20:30 da un balcone di Mestre in zona Villaggio San Marco. Immediato anche in questo caso l'intervento dei carabinieri in tenuta antisommossa dopo la chiamata di aiuto dello stesso al 112 in seguito a una violenta lite. L'uomo avrebbe dichiarato di essere stato minacciato con una sciabola da un uomo della stessa etnia. All'arrivo i militari però non hanno trovato l'arma. Raffica di controlli e maxi sequestro dei carabinieri che hanno passato al setaccio 5 attività di barbiere di proprietà di un bengalese tra Mestre e Marghera. Il valore del sequestro ammonta complessivamente a 500.000 di euro, le sanzioni a 5.200 euro. Le ispezioni igienico-sanitarie dei carabinieri del NAS a 5 locali di Mestre e Marghera gestiti da una società individuale riconducibile a un cittadino bengalese dove si svolgeva l'attività di barbiere e parrucchiere hanno portato al sequestro amministrativo di 3 attività aperte in mancanza di personale qualificato e abilitato. Complessivamente i carabinieri hanno controllato 15 persone, procedendo quindi in violazione del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere ed estetista. L'operazione, scattata dopo una specifica attività investigativa, si inquadra nell'ambito del contrasto all'abusivismo delle prestazioni di cura alla persona operanti nel settore degli acconciatori gestito da cittadini stranieri.
Ora la cronaca, i carabinieri hanno fermato a Mira un 24enne italiano per spaccio di stupefacenti. Il giovane era stato notato mentre girava in una zona residenziale con atteggiamento circospetto. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti 3 panetti di hashish, circa di 230 grammi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione. La politica ora. Il Consiglio federale della Lega ha deliberato di formalizzare alcune espulsioni, tra cui il consigliere regionale del Veneto Gabriele Micheletto di Scorzè. Le segnalazioni, fa sapere la Lega, sono emerse su indicazione dei territori per tutelare lo straordinario e generoso impegno dei militanti che per troppo tempo hanno assistito a polemiche strumentali inutili e dannose contro la Lega. Tutti i membri del Consiglio federale si sono espressi a favore, eletto nella lista Zaia presidente con 3.228 preferenze. Micheletto aveva appoggiato la candidatura di Nais Marcon alle comunali di Scorzè contro il candidato sostenuto dalla Lega Giovanni Battista Mestriner. E proprio a Scorzè noi andiamo. Il neoeletto sindaco Mestriner ha già fissato entro metà luglio la data del primo consiglio comunale. Giovanni Mestriner arriva in municipio pimpante di primo mattino, sale le scale dritto al primo piano nel suo ufficio. Uno sguardo alle mail tra telefonate, appuntamenti e riunioni nel suo primo giorno da sindaco. È una bella sensazione, nel senso che si trovano tanti posti che ovviamente anni fa ho frequentato molto e tante persone che ho conosciuto e con cui ho collaborato, con anche tante persone nuove. Un'avventura con un pensiero e un saluto all'ex prima cittadina battuta al ballottaggio. Ci tengo anche a dire una cosa, nonostante le grandi polemiche della campagna elettorale, ringrazio comunque Nais Marcon per l'impegno che ha avuto in questi 5 anni e per aver portato avanti assieme a noi l'amministrazione per il bene di Scorzè. Già fissata entro metà luglio la data del suo primo consiglio comunale. Adesso dobbiamo nominare la giunta, organizzare il consiglio comunale, il primo consiglio comunale che faremo in piazza, come da tradizione nostra, e impostare già i primi lavori da fare. Per Mestriner, terzo mandato da primo cittadino, il primo nel 2009 e poi riconfermato nel 2014, si professa tuttavia contrario ai 3 mandati consecutivi. Io sono contrario al terzo mandato consecutivo, perché il fatto di fare anche, come ho fatto io, 5 anni fuori, dove riprendi in contatto con la realtà, credo che sia una cosa interessante, perché se poi ritorni, come è capitato a me di dover ritornare, comunque torni con una mentalità diversa. Le aspettative dall'autonomia differenziata, con i suggerimenti verso Palazzo Balbi in termini di valorizzazione delle amministrazioni comunali. L'autonomia deve essere sussidiarietà, gli enti più vicini ai cittadini devono avere più poteri possibili e l'ente più vicino al cittadino è il comune. Con gli appuntamenti istituzionali immancabili, i festeggiamenti in privato con gli amici vecchi e nuovi. Però vincere un'elezione non è una festa in sé, è un impegno. Una notizia di poco fa, andiamo a vedere il Corriere del Veneto, Vera Slepoi, la Procura di Padova apre un fascicolo per omicidio colposo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo dopo la morte della psicologa e scrittrice Vera Slepoi, originaria di Porto Gruaro, trovata morta in casa il 21 giugno. L'inchiesta attualmente a carico di ignoti è scaturita da un esposto dei familiari che chiedono vengano eseguiti tutti gli accertamenti del caso. Si attende venga quindi disposta l'autopsia. Solo dopo il nulla osta alla sepoltura saranno fissati i funerali. Torniamo al telegiornale di Venezia e lo concludiamo con una notizia alquanto insolita. Un gallo un po' troppo canterino dichiarato molesto e per questo sfrattato dall'aia di Chirignago. Quando il canto del gallo si trasforma in un incubo al punto da diventare disturbo alla quiete pubblica, da configurarne addirittura annesso danno biologico, è deciso: il gallo deve andare altrove. A dirlo una sentenza del TAR del Veneto dopo un esposto di alcuni residenti di Chirignago esasperati da 15 ore di chicchirichì al giorno provenienti dal vicino allevamento. E proprio a Chirignago, addentrandoci tra campi e fattorie, tanti contrari allo sfratto del gallo, come questo agricoltore. È una cosa allucinante, ma proprio allucinante, nel senso che un gallo, due galli possono creare dei problemi fastidiosi, insopportabili, quando ce ne sono cose che è insopportabile
guerre e compagnia cantante, una cosa proprio che non sta né in cielo né in terra. Ma non basta. D'accordo con l'azienda sanitaria Urse 3 Serenissime e Comune di Venezia, il TAR ha inoltre sentenziato che nella citata AIA non solo non ci devono essere galli, ma un massimo di 50 galline e non una di più, per questioni igienico-sanitarie e per il benessere degli animali stessi. Accade quando la natura mangia smog, viene annerita da chi non ne capisce la sua bellezza incontaminata, commenta sempre Rolando, dalla sua fattoria tra mucche, puledre e rondinotti che svolazzano felici sopra la sua aia di sole galline. Secondo me sono altri che hanno bisogno proprio di qualche cura psicologica. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.